un gol di Contartese nei primi 15 minuti del secondo tempo consente alla Quargheria di battere il Real Pizzo e rimanere ovviamente con i suoi 8 punti di vantaggio nei confronti delle seconde in classifica. Seconda in classifica che rimane ancora Vigor Lamezio e San Calogero in attesa del recupero della partita tra Capo Vaticano e Campora, definito questa settimana dal giudice sportivo che ne ha proprio ordinato la ripetizione in quanto l'arbitro ha ammesso di aver chiuso la partita anzitempo per un danneggiamento probabilmente al suo cronometro. La partita è finita con 10 minuti di anticipo e quindi il giudice sportivo ha definito la situazione che si trascinava dall'ottava giornata del girone di andata e ha definitivamente deciso per la ripetizione della gara. Però comunque, tornando alla gara di oggi, un coriaceo Real Pizzo che però con questa sconfitta viene estromesso dalla zona playoff e quindi si deve accontentare adesso dal sesto posto anche alle spalle del Capo Vaticano stesso. Pargheria che comunque, come dicevamo, prosegue nella sua marcia di avvicinamento alla promozione e questo primo posto che, come sappiamo tutti, ormai è quello definitivo e decisivo per l'ammissione al campionato superiore, in quanto la possibilità di giocarsi playoff diventa difficile oppure quantomeno diventa inutile, in quanto le squadre della serie di Calabresi quest'anno rischiano di retrocedere almeno in due e quindi c'è la possibilità soltanto di un posto e la prima classificata per il campionato superiore.